che salutiamo quello che è il patrimonio cinofilo, cinotecnico più precisamente, di casa nostra, ovvero tutte le razze originarie del territorio italiano e di cui l'Italia detiene lo standard di razza, ovvero la descrizione del tipo ideale. Il compito di scegliere i migliori soggetti del raggruppamento delle razze italiane spetta alla nostra giudice Orietta Zilli, che ringraziamo per essere qui con noi. Ed eccoci quindi pronti per presentare il cane corso, il Cirneco dell'Etna. Un grande applauso per queste razze: Volpino italiano, Segugio italiano a pelo raso, Lagotto romagnolo, Bolognese, Maltese, Piccolo levriero italiano. Cane corso non perché venga dalla Corsica, ma perché è forte e resistente. Originario dal Tavoliere delle Puglie, è una razza da utilità. Cirneco dall'Etna, cacciatore di conigli sulle pendici laviche dell'Etna. Segugio italiano a pelo raso, originario della pianura padana, eccellente cacciatore di lepre, dalla voce squillante. Lagotto romagnolo, originario del delta del Po, dove in origine riportava le anatre abbattute, ma quindi è diventato un eccellente cercatore di tartufi. Volpino italiano, bolognese. Volpino italiano originario del centro Italia, cane da guardia come campanello d'allarme, bolognese cane da compagnia, originario dell'omonima città, definito quanto di più regale possa essere donato a un sovrano. Maltese. Qui. E dopo il piccolo levriero italiano e il maltese, chiedo alla nostra giudice un secondo, perché era sul ring d'onore, per cui sul podio, per cui non riuscivamo a farlo entrare prima. Segugio italiano a pelo forte, cani da pastore bovari nel pre-ring, a seguire cani di tipo Pinscher Schnauzer Molossoidi. Attention please, group number one in collection ring, then immediately group number two. Ci accomodiamo sul palco, su questa splendida terrazza sul Benaco, come potremmo intitolare il nostro podio, per chiamare al terzo posto. Invitiamo su questa nostra terrazza il bolognese. Al secondo posto il maltese.
Miglior soggetto appartenente alle razze italiane, esposizione internazionale canina Kennel Club Giulio Colombo, è il Lagotto. Certo che lo sai. Abbiamo visto durante questa prima parte del pomeriggio tutti i vari gruppi, ma da questo momento in poi